È stato risolto stesso nella giornata di ieri il problema segnalato al rientro a scuola da alcuni genitori del plesso scolastico di Cannetiello ad Agropoli in merito alla mancanza di alcune sedie nella classe seconda B delle scuole elementari, una situazione che a quanto pare ha suscitato malumori da parte dei genitori verso l'amministrazione comunale, che però puntuale ha replicato: è stato soltanto un piccolo disguido, tanto rumore per nulla. La scuola di Cannetiello per controllare personalmente l'avvio delle attività scolastiche. Sapete ieri di un piccolo disguido che si è verificato in una delle classi di questo plesso, risolto immediatamente in pochi minuti. Di là è partita una solita polemica sull'efficienza di questa amministrazione riguardo alle scuole, e credo davanti agli occhi di tutti gli interventi di quest'anno che hanno ripristinato una scuola a San Marco completamente, hanno riadeguato la scuola in centro con un intervento sulle pareti esterne e tanti altri piccoli interventi che hanno reso ancora una volta più funzionali le nostre strutture scolastiche. Ebbene, credo che non si può avviare strumentalmente una critica per dei banchetti arrivati con qualche minuto di ritardo rispetto al grosso lavoro che si è fatto. D'altra parte sapete che nel primo giorno di scuola probabilmente i banchetti non servono, perché è un momento di accoglienza. Per questo motivo ancora una volta diciamo in bocca al lupo a tutti gli insegnanti. Agropoli ha dei plessi scolastici all'avanguardia, lo possiamo dire con forza, e ancora una volta si è fatto tanto rumore per nulla, ma noi andiamo avanti e proseguiremo il nostro lavoro con rinnovato impegno.